Ciao e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Benvenuti e bentornati nel mio canale Universal. E finalmente ritorno dopo l'ultimo video in cui parlavo della casa che vi è piaciuto veramente tanto. Appunto, ha registrato molte mi piace, molte visualizzazioni e ho ricevuto anche tanti commenti positivi, quindi vi ringrazio veramente tanto. E mi scuso in anticipo se questo video sarà un pochino più, con l'audio un pochettino più basso, ma voglio che sia un video comunque molto calmo, molto anche rilassante per non, ecco, distruggervi tanto la testa. Ma è un video che volevo fare proprio perché ormai, ragazzi, è iniziata la mia estate e ho fatto gli esami. Finalmente, ragazzi, li ho fatti, li ho finiti. Tutto questo è successo tipo 3 giorni fa. Era questo video, cercherò di registrarvelo e di farvelo uscire il prima possibile. Ma io gli esami li ho fatti giorno 16 giugno, che era martedì, e questo video lo sto registrando di giovedì. Quindi, ecco, vi volevo dire questo. È un po' strana la location di oggi, perché è una location molto diversa. È tutto scuro dietro e qua c'è una luce veramente fortissima perché siamo sulla mia scrivania e quindi è, ecco, una luce un po' diversa. Però per fortuna la lampada che ho qua nella mia scrivania veramente riflette molto molto bene, quindi ce la faccio a rendere bene la luce, quindi a farvi vedere bene tutto. Dunque, in questo video vi volevo parlare degli esami, ma prima di parlarvi vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere mai mai una notifica. Intanto ora iniziamo col video, gli esami di quest'anno 2020. Ah, prima di iniziare dovevo pure dirvi che per ora non vi faccio il room tour, lo dico in inglese, quindi non vi faccio vedere la mia stanza, ragazzi, anche se me l'avete chiesto veramente in molti, ma non ve la faccio vedere solamente perché ancora non è fatta, cioè ancora non è disposta bene, ancora veramente mancano tantissime cose, quindi ve la vorrei fare vedere quando sarà finita tutta, senza troppi impicci, quindi quando sarà veramente completa. E anche la casa spero di farvi vedere, poi vedrò. Ma credo che il video uscirà molto molto dopo, ecco, non uscirà sicuramente adesso. Quindi iniziamo subito con il video. Dunque, esami. Allora, ragazzi, parto subito subito col dire, per essere più breve possibile, che quest'anno non ci sono state né prove scritte, quindi né esami scritti di matematica, né temi, né prove in balzi, zero, zero assoluto, niente. Appunto, i professori verso fine aprile, almeno da me, hanno chiesto subito di iniziare a fare una tesina, o più precisamente un elaborato, ecco, da poi consegnare, da ripetere all'esame orale, che ci sarebbe stato comunque, perché almeno quello. Ma ovviamente è stato tutto molto diverso, cioè io ho cominciato a fare la tesina, la chiamerò tesina, verso fine aprile, inizio maggio, e l'ho finita verso inizio giugno, quindi ci ho messo un mese per finirla tutta, e spero pure di farvela vedere. Appunto, forse poi vi metterò delle foto per farvela vedere meglio. Quindi sì, è stata una tesina veramente fatta molto molto bene. Ho usato un sito di nome Book Creator, che è un sito bellissimo che vi consiglio di utilizzare. È venuta molto molto bene. Veramente grazie a questa cosa ho ricevuto tantissimi tantissimi complimenti proprio per il sito che avevo utilizzato, perché io ero partito veramente col presupposto di non utilizzare PowerPoint o Word, non perché non mi piacesse, ma proprio perché, non so, avevo fatto già tante cose su tanti progetti, varie cose su, quindi volevo cambiare, ecco, pure. E mi sono ritrovato in questo sito e mi è piaciuto veramente tanto, che mi hanno consigliato, e quindi è approvato tanto. E la mia tesina era suddivisa in 25 pagine, 25, se non sbaglio, 25 pagine, penso, perché
25, 24, ecco, giù di lì, perché avevo detto che ogni materia volevo suddividerla in due pagine, scrivendo le cose essenziali, le cose giuste, e quindi è venuta veramente questa cosa. Appunto, la prima pagina era la copertina con su scritto le solite cose, poi iniziava con la mappa concettuale con tutti gli argomenti collegati, dove poi io ho iniziato. L'esame è durato 5 minuti, però ora ve ne parlerò meglio. Comunque, iniziava con la mappa concettuale, e poi c'era una pagina in cui c'erano tutte le foto di tutte le vittime di mafia, perché la mia tesina si è svolta, l'argomento principale era la mafia, e quindi, oddio, la mafia, appunto, molti di voi lo diranno, ma tu eri quello che portavi, no, mafia, e appunto, ragazzi, ho portato la mafia, e la mafia, che è piaciuta molto. Io all'inizio volevo portare qualcosa un po' diverso, tipo Sicilia, avevo pensato pure a... No, avevo pensato, sì, a queste cose del genere, ci sono tante idee, però la mafia, ragazzi, era quella che mi, veramente mi... quella con cui mi sono trovato subito veramente bene, e l'ho ripetuta anche bene, quindi ho fatto bene a scegliere quella. E dunque, niente, quindi c'era al centro di questa pagina tutte le foto di tutte le vittime, almeno le vittime che sono state uccise da Cosa Nostra, in quella pagina, più una frase detta da Giovanni Falcone, che la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani avrà un inizio, avrà anche una fine, e messa al centro, e questa appunto era la pagina iniziale, e poi continuava con tutto il discorso. Vi metterò qua forse l'immagine della mappa concettuale, almeno spero di mettervela, cerco di mettere, ecco, questa mappa da cui poi io sono partito a parlare dalla mia tesina. Dopo non c'è molto da dire, perché praticamente poi una cosa che vi posso dire è che mi sembra durato pochissimo. Mi chiamo Amaro, quindi ero il secondo, e sono entrato tipo verso le 8.45 e ho le 8.40 e 45, sì, anzi forse un pochino dopo, perché c'erano stati dei problemi di connessione, però per fortuna si sono subito risolti, perché col ragazzo precedente che c'era prima a me, il mio compagno, c'erano stati dei veri problemi, ecco. Però niente, poi ho incominciato a parlare, a entrare, ecco, nella live verso il 46-47, poi ai 58 ho finito, tipo 10-11 minuti sono stato, che per me sono volati, tipo tutto si è fatto subito in 5 minuti, e è andato veramente tutto bene, perché ragazzi, è solo ansia. Alla fine mi hanno fatto delle domande, io ho ripetuto due materie, storia ed italiano, che le avevo collegate all'inizio dello sviluppo della mafia, Leonardo Sciascia, il giorno della civetta. Lasciamo stare, proprio le ho ripetute così, mi hanno stoppato a storia, e niente, poi mi hanno fatto domande su questi 3 anni di media, su questo anno molto particolare, Covid, e quindi qualche domanda di questo genere, e poi basta, mi hanno detto in bocca al lupo per la vita, in bocca al lupo per tutto, basta, questo, quindi, e poi altre domande che già mi sono scordato, tipo mi hanno detto pure, oltre appunto cosa hai provato in questi 3 anni, quali liceo farai, ecco, tante cose, ecco, ma molto molto brevi, e niente, poi li ho salutati tutti, ci siamo salutati e sono andati in bocca al lupo per tutto, e è finito così, ragazzi, l'esame. E niente, quindi ragazzi, è stata un'esperienza veramente bella. Io ora mando un in bocca al lupo a tutti quelli che mi vedranno e che devono fare gli esami, sia di terza media, sia di maturità, quello che è. Un in bocca al lupo a tutti in generale, perché ancora comunque ci sono gli esami, se non sbaglio, almeno fino a... Io faccio il compleanno il 23 giugno, se non sbaglio anche dopo il mio compleanno ci sono tantissimi esami, non lo so, poi, almeno quelli di terza media, non lo so ragazzi, io mando un in bocca al lupo generale a tutti quanti. Io sicuramente poi, ormai l'estate mia ormai è iniziata, io aspettavo solo che finissero questi esami per godermi al meglio questa estate, un po' diversa dalle altre, però comunque sempre, ecco, speriamo sia almeno un po' più rilassante. E anche se siamo stati veramente tanto, ragazzi, fortunati, perché alla fine è andato veramente tutto per il
per il meglio, siamo riusciti a fare queste live nel modo giusto, quindi alla fine dai, è andata bene, devo dire. Niente, io dopo questo video, finisco questo video, ecco, sugli esami, e credo di avervi detto tutto, me lo penso. Questa qua è la mia nuova sedia che vi volevo far vedere, questa è la sedia nuova che ho, è una sedia nuova che poi vi mostrerò nel dettaglio, molto bella, molto professionale, molto carina, che non ho mai avuto, sedia che non ho proprio mai avuto in vita mia, però molto 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 bella. E niente ragazzi, quindi io vi mando un grosso 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 bacione e ci rivediamo a un prossimo video, spero che arriveranno video molto belli. Questo video è venuto lunghissimo, siamo quasi a 11 minuti, che c'è tanto per un video mio, quindi vi mando un grosso bacione, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, niente, vi mando un grande grande bacione a tutti quanti, da Andrea Amato è tutto, ciao! Ciao ragazzi, ecco qua la mappa concettuale della mia tesina, ve la faccio vedere a fine video anche per darvi saluti in questo modo. E dunque, come vedete, l'ho collegata a tutte le materie, tranne in matematica, e chissà perché. E in arte non avevo messo niente in quel momento perché dovevo ancora decidere cosa portare, ma alla fine ho portato la street art e i murales. Quindi spero che vi piaccia e niente, vi mando un grosso bacione. Ciao!